Ciao pagliacci e pagliacce, qua è Omega, ben ritrovati tutti alla grande in questo nuovo video con il nostro Ronaldo Junior. A bomba, mega gasatissimo in questi giorni, Ronaldo Junior, non so perché ma mi ha detto che è mega gasatissimo. Allora, nel video di oggi, dato che Ronaldo Junior e Jasmine, ragazzi, diciamo ultimamente stanno avendo un po' di tempo libero, Jasmine ha chiesto a Ronaldo Junior di andare al mare. E indovinate qual è stata la risposta di Ronaldo Junior? Vabbè ragazzi, che deve dire di no a Jasmine? Non può dire di no a Jasmine, è una bella ragazza con delle grandi, cioè voglio dire con un grande cuore, no? Quindi ragazzi, siccome Ronaldo Junior non ama tanto ste cose, ha detto di sì solo per accontentare Jasmine. E vedrete. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su Instagram che trovate in descrizione. Basta che cercate @realanthony e avrete la possibilità di essere salutati a fine video. Ve lo ricordo sempre. Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati quest'oggi con Ronaldo Junior in questo 100° episodio, ragazzi. Sì, perché se ci avete fatto caso, questo è l'episodio numero 100. Cioè, abbiamo fatto 100 episodi con Ronaldo Junior, ragazzi. Ma sapete quanti sono 100 episodi? Tantissimi. 100 episodi con Ronaldo Junior. Cioè, ragazzi, tantissimi. È passata una vita da quando abbiamo aperto questa serie. Per cui, diciamo, ho pensato di fare il 100° episodio così. In un episodio non speciale, ragazzi, ma semplicemente ignorante, dove Jasmine e Ronaldo Junior, ragazzi, vabbè, non voglio spoilerarvi niente. Per cui, siccome è il 100° episodio ed è un episodio, diciamo, dovrebbe essere particolare, dato che, ragazzi, ho 100 episodi, sapete quanti porca miseria sono? Cioè, un anno, cioè, più di un anno ci ho messo per fare 100 episodi. In ogni caso, Jasmine sta aspettando me che andiamo con la sesto elemento al mare, perché, ragazzi, mi ha veramente tartassato le noccioline dicendo: andiamo al mare, andiamo al mare, andiamo al mare, andiamo al mare, andiamo al mare. Quindi la porteremo al mare, saliamo sulla sesto elemento, perché ragazzi veramente non la posso sopportare più. E io sinceramente, sapete già che Ronaldo Junior non è tipo da cose, da femminucce, cioè ragazzi, andare a farsi il bagno is for boys, andare a correre sotto la sabbia ardente is for men, is for Ronaldo Junior. Vabbè, in ogni caso voglio dirvi che Ronaldo Junior, ragazzi, queste cose da femminucce non le fa, lui vuole fare altro. E io penso proprio che darà fastidio a Jasmine in una maniera assurda. Quindi spero che Jasmine abbia la dovuta pazienza oggi con Ronaldo Junior, dato che sarà un episodio ignorante. Ve ne accorgete già dalle sgommate che stiamo facendo, signori? Ops, ecco, abbiamo menato una fiancata, meno male che la Lamborghini non si è fatta niente. Ecco, queste cose non si fanno, Ronaldo Junior. No. Non si fanno. Allora, io so perché la maggior parte di voi hanno aperto questo video, e io ve lo dico subito: voi avete aperto questo video perché avete visto la foto di copertina con Jasmine seminuda. Anzi, direi con Jasmine nuda, perché volevate vedere Jasmine nuda. E ragazzi, so che ci saranno tanti tizi che cercheranno di provarci con lei, ma io, ragazzi, sono cazzuto e non ci farò. Ma non permetterò a nessuno di provarci, anche perché sapete che Jasmine, essendo comunque, cioè, non ve lo devo dire io, lo vedete anche voi, essendo una bella donna di fisico, sicuramente, ragazzi, seminuda potrebbe attirare l'attenzione non indifferente, ecco. Scusa, bello, c'è Chironia? Ce l'hai con la mia ragazza? Ma sai chi cazzo sono io? Ma voi mazzate? Me stai a guardare ancora male? La mia ragazza non si tocca, hai capito? Non si tocca, guarda che te stendo con un colpo. Jasmine, stendiamolo, colpo segreto! No, la mia ragazza non si tocca, hai capito? Lascia stare la mia ragazza, bello. La mia ragazza non si guarda, non si tocca, hai capito? Guarda che ti picchiamo e ti asfaltiamo, hai capito? Hai capito? Hai capito? Basta, però Ronaldo ci sta facendo troppo il mafioso. Vai Jasmine, tiragliene un'altra, sto scemonito sciagurato. Hai capito? Ferma e buona cuccia a terra. Ecco, sì, bravo, scappa. No Jasmine, lascialo stare, che è una fighetta. Vedi, già è scappato. Ma che abbiamo la polizia? Ma non è possibile. Vedete ragazzi, che cazzo succede se ci provate con la mia donna? Porca miseria, vi asfalto tutti. Qui Ronaldo Junior è il boss, è l'unico, inimitabile, il boss della mafia di Los Santos, è lui. Io ragazzi, in ogni caso, gli ho chiesto: scusami Jasmine, ma a questo punto andiamo sullo yacht che vedete anche sullo sfondo vicino allo stadio, e almeno abbiamo un po' più di privacy. Ma Jasmine, ragazzi, essendo comunque una brava donna, non piace, cioè, le piace, insomma, stare a contatto con la natura, in spiaggia.
Beh, allora, io direi che ci possiamo piazzare qui, che c'è il sole, perché Jasmine deve prendere il sole. Voglio farla spogliare, porca miseria, perché poi la guardano tutti, ma non puoi prendere il sole con i vestiti. Allora, ragazzi, ricapitolando, questo era esattamente quello che volevo evitare, perché... Vabbè, cioè, giudicate voi, lascio a voi i commenti, raga, boh, ditemi voi, cioè... Guardatela che razza. Lasciamo stare, piace a tutti Jasmine, penso si sia capito sia fisicamente che fisicamente che fisicamente che fisicamente che fisicamente che fisicamente. E questo era proprio quello che volevo evitare, che si mettesse di culo all'aria in perizoma a far vedere il culo e le sue bombe a tutti. Però ragazzi, il mare è così e non ci posso fare niente. Finché non la guarda nessuno, io sto bene. E adesso avrà la guerra del corpo e schiere, anzi stanno i bagnini, quindi ragazzi. Anzi no, sti infami sono i primi che guardano la mia tipa, porcaccia miseria. Che poi ragazzi, no, se io la lascio lì da sola Jasmine, magari qualcuno pensa che l'hai buttata sola al mare per farsi rimorchiare e si avvicinano in mille. Vabbè, vediamo com'è l'acqua di oggi ragazzi, vediamo se è bagnata. Che cazzo ho detto? Vediamo se è bagnata. Vediamo se è fredda, se è calda. Sembra abbastanza calda. Vabbè, ancora l'estate c'è. Qua si stanno guardando il culo della mia ragazza. Porca miseria. Non me ne frega niente che siete bagnini. Allora, voi fate finta di niente. Il culo della mia ragazza non lo dovete guardare. Infami. Oh, minchia, l'ho orgiato questo. Hai capito? Il culo della mia ragazza non devi guardare. Guarda che vi ammazzo. Vi distruggo. Vi picchio. Vi devasto. Qua è Ronaldo Junior. Jasmine, vieni ad aiutarmi! Anzi, no, tu stai là a prendere il sole. Non guardate più il culo della mia ragazza, mi frega che siete cazzuti, avete gli addominali, i pettorali. Qui Ronaldo Junior è l'uomo più bello del mondo. Colpo segreto! No! Oddio, che cazzo! Oh, a bello! A bello! Questi due ti vogliono guardare il culetto! Colpo segreto! Boom! Rissa al mare, signori, rissa al mare! Ok ragazzi, sono andato a prendere un attimo una cosa dalla macchina che Jasmine mi aveva chiesto di controllare se aveva lasciato il suo telefono perché non lo trovava più. Pensa di averlo lasciato in macchina, ma a quanto pare penso che ce l'abbia nella borsa come tutte le donne. Oh, vabbè lì! Ma che state a fa? Questa è la mia ragazza, che avete capito? Andate a flexare da un'altra parte. Ma guarda tu questo quanto è pelato. Ma scusami, tu sei talmente pelato che forse hai 60 anni. Pensi che la mia ragazza venga con te? Ma vattene via. E tu, biondino, vai a surfare. Vai, non rompere. Vattene. Jasmine, aiutami. No, di nuovo Ronaldo Junior. Basta fare la risa sulla spiaggia. Basta. Colpo segreto. Tieni il pelatone. Sto pelato di merda. La mia ragazza è mia, capito? Non si flexa. Come mai non picchiate la mia diva? Come mai picchiate ancora solo e unicamente me, nonostante vi sta picchiando anche lei? Sì, bravi, bravi. Ma perché rimango sempre? Oh, ma sta picchiando la diva? Ragazzi, ha picchiato Jasmine. Ha picchiato Jasmine. No, no, ragazzi, questo la coppa con un colpo solo. Boom. Ragazzi, sta solo prendendo un po' di sole. Non è morto, svenuto. Sta solo prendendo un po' di sole. Vedete, sta così. L'altro surfista invece se l'è data a gambe e non ci proverei mai più con la mia tipa, hai capito? Ma se vuoi prendere un po' di sole, prendilo con un asciugamano almeno. Ragazzi, sembra morto, no? Ma aveva mancanza di affetto, ho avuto abbracciare un po' la sabbia, niente di che. Ho perso 4 litri di sangue, vedi perché non voglio venire al mare con te? Perché tu sei minuta, tra in mezzo allo Santos, e questo è il tuo problema. Ok, Jasmine, è difficile guardarti in faccia se davanti c'ho te così. In ogni caso, ragazzi, Jasmine ci sta spiegando che non facciamo mai niente, e una volta che le chiede di andare al mare, noi le facciamo storie. Grazie, porca miseria, te stanno a guardare tutti. Vabbè, va, meglio sono in giro visuale. In ogni caso. Copriti, porca miseria, non possiamo venire al mare con i vestiti? Che non è male come idea? Che vengono tipo quei ritardati che vanno al mare con i vestiti, si fanno il bagno con i vestiti? Tutto i conflitti con i bagnini che non so dove siano andati e il tizio a terra si è rialzato. Abbiamo fatto un po' di bordello in spiaggia, ragazzi, per cui a me mi infastidisce il fatto che Jasmine debba essere guardata da tutti, ma vabbè, che dobbiamo farci? Ronaldo Junior, te lo stai bevendo nel naso qualcosa, lo sai, vero? Ronaldo Junior non si butta a terra così perché inquini. Vabbè, che glielo dico a fare, ragazzi, con le stesse cose 100 volte. Sto ragazzo fa sempre come vuole lui. Mi raccomando, non imitate mai Ronaldo Junior, né nel carattere, né nelle azioni, né in quello che fa perché è cancro. Però io amo sto bambino. Ok, ragazzi, adesso che non ci vede, vai con colpo segreto, in pieno colpo. Ma si incazza! La mia ragazza mi vuole picchiare! La ragazza più gnocca della spiaggia mi vuole picchiare! Aiuto bagnino! Non bella bagnina! Aiuto bagnina! Ragazzi, Jasmine seminuda sta attirando l'attenzione di tutti, oh mio Dio! Scusa Jasmine, tesoro, ma non ti serve che stiamo dando un po' di spettacolo? Ma voi che fate qua? Andate via! Andate via! Jasmine! Basta! Guarda, li stai spaventando le persone! Basta! No!
No, il castello di sabbia. Hai distrutto il castello di sabbia di un bambino. Hai distrutto i suoi sogni. Li hai infranti. Colpa segreto. Madonna, questa è stata pesante. Aiuto, aiuto signori. Mia moglie mi vuole picchiare. Di lei, non metta il video su YouTube, assolutamente. Non lo metta. Ma pure questo ce l'ha con me, basta. Non verrò mai più a mare. Non farò mai più vedere le chiappe della mia ragazza, le tette della mia ragazza a tutte. Niente, una bella nudata. Vieni tesoro, vieni a fare il bagno con me. Magari si calma un po'. Ecco, magari ora si calma. Ronaldo Giuni, ma come cazzo respiri? Me lo spieghi? Ok ragazzi, la situazione sembra essersi calmata e Ronaldo Junior sta facendo il bagnetto con la sua ragazza. Perché ricordate sempre, fare il bagno con costume da bagno, fare il bagno con costume da bagno is for boys. Fare il bagno con i vestiti come sta facendo Ronaldo Junior is for men. Ricordatevelo sempre, abbastanza bene. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto assolutissimamente, Ronaldo Junior vi dice lasciate un bel like a questo videozzo, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per supportarmi e per non perdere i prossimi video. E come dico sempre ragazzi, guardate Ronaldo Junior dove sta andando. Sta andando su Instagram per salutare gli ultimi di voi. Io qui presente Ronaldo Junior. Ragazzi, vogliamo salutare su Instagram GrassiFederico956, La Checca 7, Yamal Ercolani, Ivano 1412 e Amedeo 07. Questi sono i bomberini che oggi io e Ronaldo Junior abbiamo salutato. Quindi io e Ronaldo Junior vi diciamo sempre che se anche voi avete la possibilità di essere salutati. Vedete Jasmine che sta lì ragazzi, vuole essere salutata, quindi fate come Ronaldo Junior. Venite qui su Instagram, mi raccomando, venitemi a seguire, vi basta cercare @realentoni e potete essere salutati da me in tutti i prossimi video. E non scordate ovviamente di mettere mi piace, così posso vedere chi lo fa e salutarvi. Direi che per questo video è tutto, qui è Ronaldo Junior, Jasmine, ultimo colpo segreto della giornata per ricordare questa giornata e scherebba! Ci vediamo al prossimo video, scappa, scappa! Come cazzo ragazzi, e ci becchiamo alla prossima. Grazie per essere stati con me anche oggi, ciao!